finisce la proroga una follia. E con la graduale riconquista delle nostre libertà cresce la voglia di vacanze, soprattutto vacanze italiane, per far ripartire il nostro turismo. Nel pomeriggio dal Consiglio dei Ministri il via al Green Pass, al documento che permetta ai vaccinati o guariti di muoversi in Europa. È il passaggio finale per la partenza della stagione turistica, con l'Italia che a fine giugno si tingerà forse tutta di bianco e che probabilmente abbandonerà anche le mascherine all'aperto. Prima prova già in questo weekend, con oltre 2 milioni di turisti che pernotteranno nelle strutture ricettive italiane. In località montane, soprattutto marittime vicino al mare, si registra un tutto esaurito. A prevederlo, CNA Turismo e Commercio, che ha condotto un'indagine tra i suoi associati. Torna la voglia di soggiornare in albergo, scelto dall'88% di italiani come luogo sicuro, un settore piegato dal Covid, ma che guarda in avanti dopo aver subito perdite per 55% a livello nazionale, con punte dell'80% nelle città storiche. Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana e Veneto, le regioni pronte ad ospitare il maggior numero di turisti. Stanno arrivando però prenotazioni per settembre-ottobre che ci fanno ben sperare per il secondo semestre dell'anno e soprattutto per il 2022 che ci auguriamo sia l'anno della vera e propria ripresa. Previsioni positive anche dalla Sicilia. A Palermo sono sostenute le prenotazioni nell'albergo che portò il turismo in città. La riapertura dei villeggi rappresenta per tutta la città di Palermo un ritorno alla primavera siciliana. Giocherà un ruolo importante nell'attrarre nuovi flussi turistici da tutto il mondo di altissima qualità.